Benvenuti in un nuovo video da Come avete già dal titolo, oggi finalmente faremo il video tanto atteso. Era da già un mesetto che vi stavo accennando questa nuova tipologia di video, però ho dato sempre la priorità ad altri video e quindi accantonavo sempre questo video, ma oggi invece mi sono decisa a registrarlo e sto parlando del video dei prodotti, progetto smaltimento prodotti. Di solito molto spesso, non so se qualcuno l'abbia mai fatto, ma penso di no, cioè di solito si vede sempre con il make-up. Con queste cose qui io oggi invece ho voluto farlo un po' con i prodotti alimentari. Sapete che comunque io testo tanti prodotti, mi piace provare sempre nuove cose, perché anche comunque sia per me ma anche per voi, per darvi sempre una recensione e restare sempre un po' più aggiornati. Poi sapete che quando si collabora comunque con un sito bisogna sempre provare le novità, bisogna proprio una cosa mia, mi piace perché dico se comunque una persona vuole acquistarlo ha la mia recensione, infatti per questo motivo sto vedendo che vi stanno piacendo tanto i video assaggi dove acquisto le novità, le proviamo insieme e voi super 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 contenti quando escono quei video. E vi ricordo che questo oggi è giovedì, infatti, cioè ragazzi, mi ha preso svegliata con un mal di gola assurdo, ve l'ho accennato su Instagram, ma vabbè. Voi questo video lo vedete venerdì e vi dico già che da settimana prossima vedrete due nuovi video assaggi di alcune novità. Ma non mi voglio perdere in chiacchiere e iniziamo proprio con il video in sé. Allora, io ho deciso di selezionare alcuni prodotti, proprio i prodotti storici, quindi prodotti aperti un po' più aperti da più tempo e che bisogna comunque smaltirli. Ovviamente oggi è 20 febbraio, io in ogni prodotto dopo li peserò, vi farò la foto ma voi la aprirete sicuramente subito vicino ai prodotti che vi mostrerò. Ovviamente sì, è pesato anche la confezione, però raga, a noi ci importa il numero finale, così da vedere, proprio il peso finale, così da vedere tra un mese se proprio il prodotto l'abbiamo finito, quindi l'abbiamo smaltito, oppure comunque vedere una diminuzione di peso, oppure il peso uguale, che significa che non l'ho proprio usato. Ma vabbè, iniziamo subito. Inizierei dalla base, quindi dalle farine. Iniziamo da questa qui che già l'avete vista in alcuni miei video perché sì, io già stavo nel mood smaltimento e quindi ho deciso come prima farina questa qui, Oatmeal, vabbè, pistacchio della Daily Life. Sinceramente, raga, a me questo gusto non è piaciuto per niente. Sa tantissimo di chimico e poi c'è, raga, il pistacchio zero solo mandorla. E quindi sinceramente a me non piace, è troppo forte proprio come sapore. Quindi io questo qui preferisco farci dei dolci. Io, infatti è bella smaltita, cioè non so quanti misurini ho qua dentro, infatti dopo quando l'andrò a pesare leverò anche il misurino ovviamente, però già l'ho smaltita, quindi questa qui la voglio proprio finire. È proprio bello proprio questo progetto così, così da invogliarci sempre di più a smaltire, perché si sa, come io acquisto dei prodotti non mi piacciono, può capitare anche a voi, ovviamente non si butta mai niente, va sempre tutto smaltito. Poi un'altra farina che voglio smaltire è questa qui che l'ho usata solo una volta ed è una farina d'avena Don Raffaello. Sinceramente è molto molto buona. Questa la trovate negli store di 0 calorie. Di solito hanno diversi punti vendita tra Nola, quello più vicino a me è Nola, Pomigliano, Aversa, Caserta, vari punti vendita, però vabbè. Se siete della zona un po', basta che cercate su Instagram 0 calorie e vi esce. Comunque questa qui del marchio che adesso mi sfugge, comunque questa M qui ho, sinceramente raga va smaltita, anche se c'è, è molto molto buona, però se non me la metto sotto che faccio dei dolci o faccio dei muffin io non la smaltisco più e quindi rimane lì a vita. È buona solo che la devo smaltire. Poi arriviamo a MG, oh marò raga. Inferno, però, da come vedete anche lei è poca poca poca, quindi un dolce e va via. Però ragazzi, non faccio così, io dico vabbè, lasciamola lì, non la smaltisco più. Questa qui è gusto unicorno ed è orribile. Cioè, raga, il profumo sa di dolce, ma quel retrogusto proprio strano, strano, strano. No, raga, non mi piace per niente. Sapete il mio odio profondo per le farine di MG? Con la stessa cosa con i burri, cioè non sanno praticamente di niente. Se prendete un burro a Kinder Bueno, se prendete a pistacchio, è lo stesso identico sapore. L'unica cosa che mi trovo bene con MG sono solo i fiocchi. I fiocchi sono buonissimi, ma per il resto zero.
E infatti la smaltirò anche lei. Di solito sto facendo sempre quei dolci che vi ho fatto vedere nei vecchi vlog, in uno degli ultimi vlog, che comunque vado a utilizzare sempre un 150 grammi di farina, quindi sto a posto e quindi va già via un bel po' di farina. Poi come prodotto, come proteine, io di questi qui li acquistai su Prozis ben tre barattoloni a 30 euro, quindi pagai 10 euro l'uno, cioè cosa avevo in testa? Però ragazzi, erano state consigliate, quindi ho detto vabbè, sì, l'hanno consigliate, sicuramente saranno buone, non penso proprio che fanno schifo. Poi comunque era cioccolato, che cioccolato l'ho smaltito, cioccolato, poi questo qui coperto è cookies and cream, e poi più là nei progetti smaltimenti vedete pure vaniglia. Quelli li ho messi direttamente, neanche senza assaggiarli con il latte o acqua, perché ragazzi, questi vanno proprio direttamente subito nel progetto smaltimento. Cioccolato lo provai a fare i pancake, tipo solo il ciccio pancake, buono, veniva bene, bello morbido, i pancake singoli no. Poi l'ho provato nel latte, orribile, cioè raga, non si poteva bere, io per mandarlo giù mi porto ancora lo stomaco, nell'acqua non ve lo dico proprio. E però raga, il profumo di cioccolato era molto buono. Queste comunque sono la Biotech USA, gusto cookies and cream, sono isolate. Raga, il profumo di cookies and cream è orribile. Sa Dio. Non so se avete mai provato i mostaccioli. Madonna, raga, fanno schifo. È orribile, raga, è orribile. Non si possono, cioè, non si possono né sentire. Però ragazzi, nel dolce devo dire che sono molto buoni, quindi io questa qui l'ho usata l'ultima volta, tipo l'altro ieri in combo, ed era molto buono, però raga, bevuto no. Cioè, già l'odore è pessimo, figuriamoci proprio a berlo, quindi anche lui sta nel progetto smaltimento. Ovviamente non penso che ce la faremo a smaltire le proteine per il 20 marzo, però chissà, perché oggi è 20, 20 febbraio. Andiamo al reparto salato, poi ritorniamo ad alcuni burri. Reparto salato ed è questo qui di MG, gusto mediterraneo. Raga, è orribile, è orribile. Io questo qui di MG mi piace molto quello barbecue. Infatti mo apro anche barbecue e li mischio, compro la paprika, devo comprare la paprika dolce e le faccio un misto io, perché raga, io non so veramente come smaltirla. L'odore, che puzza. L'odore è troppo forte di basilico, di spezie, di... Cioè, ragazzi, si sente solo il basilico. Anche se fate, io feci pancake, le mischiai alla farina normale, feci tipo 20 grammi di questa, 20, cioè, raga, 20 e tipo un 60 della farina neutra, ma, raga, non si poteva mangiare. Quindi devo vedere un po', devo escogitare qualcosa, ci faccio una torta salata, non lo so, raga, come devo smaltirla. Però penso che io, dopo la peserò, ma sta qui, oh. Penso che siano altri 500 grammi, io veramente non lo so perché è un peccato buttarla, costa comunque 10 euro, mi piange il cuore, però raga, io mo vedo un po' cosa mi inventerò perché la devo smaltire. Arriviamo invece a due burri e poi concludiamo questo progetto smaltimento. Io volevo inserire altre cose, ma le inseriremo più avanti, quindi finiremo una cosa e inseriremo altro. La parte che c'era questo burro peanut butter, voi dite, ma Giulia, ma è finito? Invece questo non ve lo peso neanche perché voglio proprio fare, tipo lo metterò in qualche dolce, tipo lo pulirò bene 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 perché assento su 10 grammi qua dentro, esagerando. E quindi però ragazzi, ce l'ho ancora là e faccio una pulita, lo metto un po' nell'impasto nel dolce e lo smaltirò. Infatti fate conto che questo non c'è, però ve lo farò vedere finito. Vabbè. E poi ho aggiunto anche questo qui. Ho anche altri due burri. Però, raga, quelli ve li farò vedere più avanti. Non li toccherò per il momento, poi me li inseriremo più avanti. Praticamente, a me cosa succede? La pecca è che non ho il forno a microonde, altrimenti questi l'avevo finito, cioè l'avrei finito già un bel po' di tempo fa. Però, non ce l'ho. E quindi vabbè, questo qui è quello lì di Prozis organico, è molto buono questo burro d'arachide, è molto valido, ve lo consiglio, è troppo troppo buono, però il brutto è che il fondo non è più liquido ma è bello denso, vedete?
Quindi io devo vedere un po', penso che tipo metterò 10-15 grammi o 20 grammi nella torta, proprio quando faccio la torta. Poi metto un po' di burro e così io lo smaltirò, così che anche il dolce viene un pochino più morbido e lo smaltirò così io. E niente, quindi raga, questo è stato il mio progetto smaltimento, non è tantissimo, però io spero di finire almeno qualche prodottino, speriamo bene così da aggiungere tutti gli altri prodotti, perché raga, ormai è così, io quando vedo i mobili pieni di prodotti e che comunque apro quell'altro, poi raga, io non riesco ad aprire tante altre cose, perché poi comunque io sono sola che smaltisco queste cose come burri. Ultimamente ho aperto tanti burri che ovviamente sono molto molto buoni, quindi li sto smaltendo. Però tipo anche il burro di bulk powder che a me non piace proprio, e quindi la mattina lo sto mettendo su le fettine di pane o quel che sia nel dolce così da smaltirlo, però ovviamente ci sta, è buono, non è malaccio, ma non mi fa impazzire, sicuramente lo vedremo un po' più là oppure tipo gli altri burri, vediamo un po' come andrà avanti questo progetto smaltimento. Quindi adesso io vado a fare tutte le foto che voi già avrete visto, così anche da avere anche una mia curiosità. E niente, quindi fatemi sapere se questo video e questa tipologia specialmente vi può piacere, così io vi porterò altri video, quindi noi ci ribecchiamo con questo video il 20 marzo, quindi fatemi sapere. E niente, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!